Ciao, buongiorno a tutti. Andiamo a vedere questo video dove ho fatto delle pagnottelle di semola rimacinata del Molino Cipolla. Andiamo a vederlo insieme. Ciao. Ho preparato la farina di semola rimacinata, questa è del Molino Cipolla, e ci aggiungerò 150 g di zero. Questa è la mia pasta madre che adesso vado a rinfrescare e terrò da parte i 100 g che mi servono. Guardate che bel colore giallo che ha questa semola di grano duro italiano. Bene, adesso metto in autolisi le farine e le lascio 30 minuti. Passati i 30 minuti aggiungo la mia pasta madre che ho tenuto fino al raddoppio, quindi almeno 4 ore. La metto a pezzettini e poi aggiungo ancora altra acqua. E faccio girare in planetaria all'incirca 10 minuti. Quando vedo che l'impasto si arrotola addosso al gancio e comincia a diventare bello setoso, è pronto. Per ultimo metto anche il sale, qui finisco di mettere anche l'ultimo goccio di acqua. Ok. Sul canale già trovate altri video con la semola, però ora sto usando questa del Molino Cipolla. E poi farò invece di una pagnotta, farò tre pagnottine che sono anche comode per portare al mare, ad esempio, per una gita. Ok, approfitto di questo spazio per dirvi che delle volte non riesco a rispondere alle tante domande che mi fate perché gli iscritti ormai cominciano a diventare tanti e meglio così, meno male. Cerco di rispondere sempre a tutte, però se mi sfugge qualcosa, perdonatemi. Bene, l'impasto è pronto. Ho preparato già un contenitore che ho oliato. Mi bagno le mani e ora farò lo giro sul piano di lavoro. Ok. E farò delle pieghe così, con questa tecnica chiamata stretch and fold. Però se volete potete fare anche le classiche pieghe a tre, oppure direttamente dentro la ciotola. Non so se si sente il pianoforte di sottofondo mentre sto doppiando il video, la mia vicina di casa che abita sopra di me, che è una pianista, sta suonando il piano. Non so se il microfono riesce a captare il suono. È molto brava, fa dei pezzi bellissimi. Bene, faccio un altro giro di pieghe, questa volta così. Come vedete è molto morbido l'impasto, eh? Metto nel contenitore e poi lo copro con la pellicola, lo lascio una mezz'oretta fuori e poi lo infilo in frigo. Fino a domani mattina, quindi tutta la notte in frigo. La mattina dopo tiro fuori il mio impasto e lo tengo a temperatura ambiente almeno 2 ore, poi dipende molto dalla temperatura, come sapete. Lo verso poi sul piano di lavoro.
Prossimamente farò un video per farvi vedere come edito i miei video, quindi come lavoro tutti i videoclip, come doppio la voce, taglio, metto la musica. Prossimamente vi faccio vedere. Farò un video tutorial, così magari qualcuna che vuole cimentarsi in questa cosa per divertirsi un pochino. Bene, come vedete, ho allargato soltanto l'impasto senza fare pieghe, senza toccarlo. Ora lo divido, ci farò tre pagnottine. Questa è una dose, ho messo 500 grammi di farina. Ok. E adesso formerò queste pagnottine. Allargo un pochino. Poi piego, vediamo come posso fare. Procedo in questo modo. Naturalmente voi potete anche fare diversamente. Arrotolo, piego e poi pirlo. Pirlo un pochino, tolgo la farina se non riesco a pirlare bene. Arrotondo un pochino. Volendo si possono fare anche delle cirioline, io adesso ho deciso di fare tre pagnottine e quindi arrotolo in questo modo. Così. E poi arrotondo. Bene. Ok, una volta pronte, eccole qua. Come vedete, ci sono già delle bolle. E ora le metterò a lievitare dentro un contenitore, un cestino, dove volete. Io ho messo un suolo e poi ho diviso le pagnottine con il telo. Ho messo la semola e l'ho lasciata a lievitare. E il tempo 3-4 ore, però dipende molto dalla temperatura. Come vedete si sono gonfiate, forse le potevo tenere ancora un altro pochino. Ho acceso il forno al massimo, quindi a 240-250, con un pentolino. Adesso pratico dei tagli e poi, quando il forno si è scaldato bene, vado ad infornare. Dopo 10 minuti abbasso subito il forno a 220 perché le pagnottine sono piccoline. Quindi non ci vorrà molto per cuocerle. Ed eccole qua dopo 40 minuti all'incirca. Come al solito, gli ultimi 10 minuti ho lasciato a spiffero. A spiffero significa aprire leggermente lo sportello, mettere qualcosa per tenerlo e per far uscire il vapore. Bene, adesso non mi resta che aprirle per vedere l'interno com'è. Eccole qua. Io direi che vanno benissimo. Sono anche morbide, molto fuori croccanti e dentro morbide, quindi adattissime per fare anche dei panini. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!